Questa visione di tutto il cielo meridionale è frutto della composizione di oltre 200 immagini riprese da TESS, il Transiting Exoplanet Survey Satellite, la sonda statunitense dedicata alla scoperta di pianeti extrasolari che transitano davanti alla loro stella, oscurandone periodicamente in piccola parte la luminosità. Nel primo anno di lavoro, TESS ha scandagliato l'intero emisfero sud, dividendolo in 13 settori, a ciascuno dei quali ha dedicato quasi un mese di osservazioni delle sue 4 fotocamere. La banda più luminosa che si estende sul lato sinistro è la Via Lattea, la nostra galassia, che possiamo vedere solo di taglio essendo collocati all'interno del cosiddetto disco galattico. Al centro del mosaico si trova la zona di visualizzazione continua, sempre nel campo di ripresa di una fotocamera di TESS per tutti i 13 settori. Qui spicca la Grande Nube di Magellano, una galassia satellite abbastanza vicina alla nostra. Appena un po' più lontana si trova la piccola Nube di Magellano, affiancata da un batuffolo di stelle, il brillante ammasso globulare NGC 104. Stagliata sul chiarore della Via Lattea, possiamo distinguere chiaramente la nebulosa Sacco di Carbone, un grumo scuro di polvere localizzato vicino alla costellazione Croce del Sud. Il mosaico contiene molte superstar, come Alfa Centauri, un sistema stellare, in questo caso triplo, fra i più vicini e fra gli astri più brillanti in cielo. Fomalhaut, che ospita uno dei primi pianeti extrasolari a essere ripreso direttamente. Sirio, la stella più luminosa nel cielo notturno. E Betelgeuse, una supergigante rossa che rappresenta una spalla del gigante nella costellazione di Orione. La nebulosa di Orione, un vasto vivaio di stelle, è nota anche per essere stata fotografata in modo molto dettagliato dal telescopio spaziale Hubble. Questa grande macchia bianca non è un oggetto cosmico, ma un riflesso nel sistema di lenti della luce proveniente da Rigel, la brillante stella che segna uno dei piedi di Orione. Le 15.000 immagini inviate a Terra nel primo anno da TESS hanno permesso di scoprire 29 esopianeti, già confermati da altre osservazioni, oltre a 1.000 candidati in attesa di conferma, di cui diversi con dimensioni simili alla Terra. Dopo aver completato il sondaggio del cielo meridionale, TESS ha rivolto lo sguardo a nord e sta ora osservando l'emisfero settentrionale con la medesima strategia annuale.